Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani ad una nuova puntata di Noobs Corner per Mac. In questa nuova puntata andiamo a vedere come fare a gestire al meglio i wifi conosciuti, quindi tutti i wifi che abbiamo già utilizzato con i nostri Mac. Andiamo a vedere come poterli gestire, eliminare o riordinare in base alle preferenze. Iniziamo subito e scopriamo come fare. Per andare a gestire i network wifi ai quali ci siamo già connessi serviranno pochi passaggi. Innanzitutto sarà necessario andare nella sezione delle impostazioni, quindi dovremo recarci nella sezione delle impostazioni. Non possiamo fare nulla dall'icona del wifi in alto nella barra. Allora, recati sulle impostazioni, andiamo su network, selezioniamo wifi e bisognerà andare in questo caso a cliccare su avanzate, quel pulsante che trovate in basso a destra. Ora avremo la lista dei network ai quali il nostro computer si è già connesso. Qui cosa potremo fare? Potremo andare a gestire i nostri network in modo tale da cancellare quelli che magari non ci servono più o riordinare i network in base alle nostre preferenze. Quindi magari potremo andare a spostare i network in alto e in basso per poter gestire a quali network il computer deve dare precedenza. Quindi se ci sono più network disponibili, a quale il computer si dovrà connettere per primo. In questo caso io ho una lista abbastanza ampia, posso decidere di spostare un network rispetto a un altro, magari in questo caso con un hotspot, oppure posso anche gestire i vari network wifi. Ad esempio, questo è utile se in casa si hanno due network, uno a banda 5 GHz e l'altro a banda 2.4, quindi classica, e decidere insomma a quale banda si dovrà connettere il computer pur avendo entrambe magari le password dello stesso wifi. Quindi può essere una operazione molto interessante da fare, soprattutto se il computer ha a che fare con svariati tipi di network e magari vogliamo ottimizzare i tempi di connessione e la gestione di questi stessi network. Va bene ragazzi, con questo video noi abbiamo terminato, io vi ringrazio per aver seguito questa puntata, noi ci rivediamo con i prossimi video sempre per Noobs Corner per Slide to Mac. Da Francesco Siciliani è tutto, a presto!